La liturgia della Santa Messa di domenica 25 marzo, Domenica delle Palme, ci invita a ricordare e celebrare il giorno in cui Gesù entrò trionfalmente in Gerusalemme come Salvatore e Re. La lettura poi del Passio ci invita invece a far compagnia a Gesù nel momento più drammatico e sofferto della sua vita, la sua passione e morte. Le parole di Papa Francesco pronunciate durante la Via Crucis celebrata in Brasile in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù il 26 luglio del 2013, ci possono aiutare ad entrare con più consapevolezza in questo mistero di umiliazione e al tempo stesso di gloria. Papa Francesco in quell'occasione tra l'altro disse: «Nella croce di Cristo c'è tutto l'amore di Dio, la sua immensa misericordia. E questo è un amore di cui possiamo fidarci, nel quale possiamo credere. Cari giovani, fidiamoci di Gesù, affidiamoci totalmente a Lui. Solo in Cristo morto e risorto troviamo salvezza e redenzione. Con Lui il male e la morte non hanno l'ultima parola, perché Lui ci dona speranza e vita. Ha trasformato la croce da strumento di odio, di sconfitta, di morte, in segno di amore, di vittoria e di vita. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.